Il campionato entra nel vivo, il Pescara non tradisce le attese, Acrotone non ruba l'occhio ma gioca con acume, ardore agonistico e grande personalità. Non si fa irretire dalle continue provocazioni dei calabresi ed esce dallo Scida con un punto in più ed un ostacolo in meno. Credo che la squadra abbia risposto bene sia sotto tutti i profili, sia sotto il profilo del gioco, sia sotto il profilo agonistico, perché la partita è stata durissima sotto questo profilo, anche perché insomma è stato permesso un gioco un po' intimidatorio in certi frangenti. I calabresi devono vincere, il Pescara non può perdere. Insomma, il valore di questa sfida sta tutto nei numeri. Alla fine il pareggio servirà soltanto ai biancazzurri, eppure l'avvio di gara sembra presagire un pomeriggio di grande sofferenza. Il Crotone getta nella mischia tutta la determinazione di chi è giunto sull'orlo del baratro, in prime ritmi forsennati, mentre la capolista stenta a scrollarsi di dosso quel pizzico di pigrizia e di superficialità di cui davvero non si avverte il bisogno. Nei primi 10 minuti Santarelli viene graziato 2 volte da Bertolini, una da artistico, Doffo il controllo sotto porta dell'ex, ma soprattutto dal palo che salva l'estremo biancazzurro dal poderoso fendente scagliato da Campolonghi. Dunque inizio da brividi, reazione però lucida e tempestiva. Al primo affondo infatti il Pescara sblocca il risultato, Giampaolo inventa, Bonfanti preferito a Bellè non può fallire. Nel frattempo il contraccolpo subito dall'11 di De Rosa è piuttosto evidente, il Pescara gioca da grande, esce palla al piede dalla sua area con estrema disinvoltura, rischia su questo gran sinistro di Juric sventato ottimamente da Santarelli ma poi scivola sulla classica buccia di banana. Siamo al 37esimo, Bonfanti nel tentativo di disimpegnarsi tocca il pallone con un braccio, Carducci vede giusto ed assegna il rigore che artistico trasforma prima di schernire i suoi ex tifosi con gesti e atteggiamenti davvero poco edificanti. I biancazzurri però non cedono alla provocazione, anzi tornano ad assumere il controllo del match che scivola via sino al termine del primo tempo con un solo dubbio legato alla mancata concessione del penalty per questo contatto Caterino Cecchini in area di rigore calabrese. Ripresa meno interessante, Pescara sempre padrone della situazione ma poco efficace negli ultimi 16 metri. Qui Cecchini suggerisce per Apa, contratto con tempismo da Dei, ma c'è anche qualche leziosità di troppo come in occasione di questo contropiede che avrebbe meritato ben altra finalizzazione. Naturalmente c'è ancora artistico che tiene sul chi vive la difesa biancazzurra prima del brutto fallo di reazione di Juric su Bianconi. Un uomo in più e circa 15 minuti a disposizione per piazzare l'acuto vincente, ma prevale probabilmente la stanchezza e forse anche la volontà di accontentarsi. Sembrerebbe così anche per il Crotone che invece in pieno recupero tenta l'ultimo assalto. 47esimo, punizione velenosa di artistico, Santarelli devia in angolo salvando così risultato e prestazione, sì, proprio la prestazione, non eccelsa sul piano tecnico ma di indubbio rilievo sotto il profilo della personalità. La palla rimbalzava male, noi giochiamo, cerchiamo sempre di impostare il gioco da dietro, abbiamo fatto degli errori tecnici perdendo molte palle nella nostra metà campo che loro hanno trasformato in pericolosissime ripartenze, quindi però dopo la partita si è tutto sommato riequilibrata, credo che il risultato sostanzialmente sia giusto. Gigi De Rosa, allora un punto importante sul piano della prestazione, sicuramente un Crotone gagliardo, specie nel primo tempo, che però cambia poco nulla in termini di classifica. Sì, questa è la risania nella partita, però credo che il Crotone oggi meritava qualcosina in più. L'approccio alla partita è stato buonissimo, l'aggressività bene, come abbiamo preparato la partita, per me ha dato continuità ancora di gioco, sta andando molto bene, solo che alle volte il risultato non sempre figlio della prestazione, però c'è da fare un complimento al Pescara, perché se riesce a portare via un punto contro una squadra che gioca a questi livelli, qualche merito ce l'avrà. Inizio Bonfanti al posto di Bellè per avere più equilibrio in fase difensiva o mi sbaglio? Per avere anche un attaccante più presente in zona gol, in quanto secondo me potevamo metterli in difficoltà con azioni rapide come abbiamo fatto, magari vanificate da qualche errore in fase di appoggio per via soprattutto del campo. Abbiamo creato diverse opportunità di superiorità o di parità numeriche, che non abbiamo trasformato in conclusione purtroppo. Il pelo nell'uovo probabilmente, nella parte finale del match il Pescara forse poteva osare di più? Sì, secondo me sì, perché forse ci siamo accontentati
del risultato di parità nella parte finale, quando eravamo in superiorità numerica, sì, forse è stato l'unico difetto di questa gara.